Ciao a tutti, la storia che voglio raccontarvi oggi è davvero molto curiosa. Sfogliando per caso l'agendina di mia nonna, trovata sempre per caso dentro un cassetto, sono incappata in una ricetta che mi ha subito colpita. Allora sono andata dal mio babbo e gli ho chiesto se conoscesse queste pipie da sincapparasa e lui mi ha risposto che di sicuro dovevano essere i biscottini sardi con la glassa bianca che mia nonna, e quindi sua mamma, gli preparava sempre la domenica e i giorni di festa per gustarli tutti assieme con il tè. Per cui mi sono fatta spiegare che forma avessero e leggendo gli ingredienti sono andata così un po' ad intuito per quanto riguarda il procedimento. Il mio babbo, vedendoli e mangiandoli, mi ha fatto i complimenti dicendomi che erano proprio loro. Ho voluto quindi condividere questa preziosa ricetta con voi. Sono veramente deliziosi e morbidissimi. Anche qui parola di babbo. Ora vi lascio al tutorial. Ciao ciao, io continuo a mangiarle. Buono. All'interno di un misurino andremo a versare l'acqua e il miele. Mescoliamo bene e mettiamo da una parte. Ora, all'interno di una ciotola, versiamo lo zucchero, l'uovo intero e i tre tuorli. Io ho utilizzato uova grandi e a temperatura ambiente e ho tenuto da parte due albumi che mi serviranno successivamente per preparare sagappa, e cioè la glassatura bianca. Aggiungiamo un pizzico di sale, la scorza di un limone biologico grattugiata, mescoliamo bene con una frusta a mano e ora aggiungiamo l'acqua con il miele. Ora sarà il turno della farina. Ne aggiungiamo metà, più o meno, sempre mescolando, e la restante invece la versiamo tutta in una volta. Sopra poi setacciamo la bustina di lievito vanigliato e amalgamiamo ancora per un po'. Al composto adesso aggiungiamo lo strutto morbido ottenuto quindi a temperatura ambiente, dividendolo in tanti piccoli pezzetti. E ora via ad impastare con le mani. Il mio babbo mi ha detto che vedeva sempre mia nonna impastare per molto tempo la frolla di questi biscottini sardi, anche addirittura per 15 minuti, e così ho fatto. E questo è il risultato finale, una bella palla liscia ed omogenea che appunto non ci sarà bisogno di far riposare nel frigo. Creiamo un cilindro che poi divideremo in 10 parti. Ogni parte la trasformeremo in un cilindretto più piccolo. Il mio babbo mi ha detto che si ricorda che erano grandi più o meno 10 cm di lunghezza per 3 di larghezza, e così ho fatto. Se vi accorgete ovviamente che una parte è troppo grande, allora dividetela con la spatolina, così come appunto ho mostrato in video. Sistemiamo i biscotti sopra una teglia con un foglio di carta da forno e nel frattempo che stiamo completando il tutto, accendiamo il forno per farlo preriscaldare a 165 gradi. Con la spatolina regoliamo le estremità e via adesso in forno a 165 gradi per 20 minuti circa. Sull'agendina di mia nonna non c'era scritto né la temperatura e né il tempo di cottura, e quindi sono andata un po' così a sentimento, e hanno cotto benissimo. Thank you.
Eccoli qui, infatti, ora ve ne mostro subito uno e verifichiamo assieme l'interno. Mi stavo leggermente ustionando quando ne ho aperto uno, ma morivo dalla voglia di vedere in diretta assieme a voi il risultato. Si percepisce la morbidezza. Sono fantastici. Li faremo freddare completamente e trascorso questo tempo prepareremo sagappa e quindi ovviamente la glassa con gli albumi. Inizieremo a montarli. Quando si sarà formata la schiumetta aggiungeremo piano piano e poco per volta, sempre con le fruste in movimento, lo zucchero a velo. Ecco, così come mostrato in video. Alla fine aggiungiamo due gocce di limone filtrandole e la glassa dovrà avere questo aspetto e questa consistenza, diciamo collosa, ecco. Prendiamo i biscotti, li immergiamo nella glassa fino alla punta delle dita, cioè dove li stiamo tenendo, attendiamo giusto 10 secondi e solleviamo facendo colare gli eccessi della glassa. Volendo ci potremmo pure aiutare con un pennellino. E procediamo in questo modo fino ad esaurirli tutti. Se vi dovesse avanzare un po' di glassa, non vi preoccupate, non si butta. Coprite la ciotola con pellicola trasparente e la riponete nel frigo per poterla utilizzare successivamente, anche per glassare una torta, ad esempio, oppure altri biscotti, altre pipieddas. Durerà anche 4 giorni così, purché al momento dell'utilizzo la mescoliate bene con una spatola. Tornerà come appena fatta. Una volta completate tutte le nostre pipieddas, procediamo con le decorazioni, quindi palline colorate e argentate o codette. Oppure, ancora, come si dice da noi in sardo, sadragera. Dovremo attendere che la glassa si asciughi e dovrà completare questo processo di asciugatura all'aria, vicino quindi ad una finestra aperta. E qui aggiungo tittia, un'altra parola in sardo per dire che è freddo. Ci siamo congelati lasciando la finestra aperta del salone, ma è stato per una buona causa. Dicevo, dovremo attendere 4-5 ore perché si asciughino completamente. Inutile dirvi che io ne ho atteso solo 3 di ore perché non vedevo l'ora di fare la foto finale e di assaggiarne subito una. Ma questo lo avevate già intuito, mi sa. Sono rimasta veramente sbalordita dalla riuscita di questi dolci sardi. Una ricetta così preziosa che terrò sempre nel cuore. Sono belli da vedere, eleganti da servire il giorno di Natale, perfetti come idea a regalo per far felici i vostri amici o parenti. E, aggiungo, il giorno di Natale, ma non solo. Sono perfetti per ogni occasione. Provateli e mi darete ragione, si sciolgono in bocca. Hanno il tipico sapore dei dolci sardi fatti in casa, che io dico profumo di famiglia, profumo di felicità. Ora vi mostro anche il giorno successivo. Che bello, a colazione ho fatto festa con le pipieddas e guardate la morbidezza e come si è asciugata bene la glassa. Le ho tenute nella scatola di latta, chiuse bene, e così possono durare anche una settimana. Non perdono assolutamente nulla. Vabbè che è un'utopia farle durare per così tanti giorni. Vi consiglio di raddoppiare le dosi e di utilizzare quindi la glassa avanzata per completare le altre pipieddas. Oppure, ecco, vedrete presto un'altra ricettina dove ho trovato modo di utilizzarla. Siete curiosi? Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!